questi primi 5 minuti credo che si possa dire la prima volta che Sassuolo prova a impostare una manovra offensiva articolata. Ci ha sempre aspettato per il resto. Invece ora hanno cambiato gioco già un paio di volte in un'azione. Attenzione perché perdiamo palla però in area di rigore a tu per tu con Olivieri. C'è la rete del Sassuolo che passa in vantaggio con il numero 10, Lodesani. Allora Piccinocchi prova ad inventare lui. Lancio a cercare Di Molfetta che salta Cavallini. Di Molfetta va in mezzo, il pallone al centro, il gol del Milan con Michael Fabbro. Ma che azione, grande invenzione di Mario Piccinocchi, il tocco di classe di Di Molfetta e la finalizzazione di Michael Fabbro. Ora Fabbro protegge questo pallone, riesce a servire ancora Tudano, poi di prima crociata ancora per Fabbro, anticipato all'ultimo, calcerà con ogni probabilità Lodesani col mancino. Proprio così a giro la traversa. La traversa, forse ha anche toccato Olivieri. A spazio Turano, può puntare Benucci. Turano, le sue finte, entra in area di rigore. Poi torna sul destro, parte il suo cross. Sul secondo palo ci arriva Dimo. Dimo, le sue finte. Poi lo scarico indietro, il tiro di crociata che tocca il palo. C'è Di Molfetta vicino che chiede palla. Fabbro si accentra e va dall'altra parte. Allora c'è Vassallo che riceve palla. Punta Benucci. Vassallo si accentra, potrebbe calciare col destro, c'è il gran gol di Vassallo, inventato proprio dal nulla, non esulta neanche, ma questa è la 13ª rete per Vassallo che scavalca anche Di Molfetta, gran gol. Ora Alassan, attenzione ad Alassan che è riuscito a sfondare sulla destra, il suo tiro, para con i piedi Livieri. Antis, verticale per Piccinocchi che di prima tocca per Fabbro che poi prova l'1-2 ancora con Mario. Poi il pallone rimbalza un po' in stile flipper. Fabbro salta due uomini. Fabbro si libera sul destro, il suo tiro e la rete per Michael Fabbro. Più che meritata, doppietta per lui oggi. E la sua esultanza, la sua rabbia, la sua gioia in queste immagini. Altra occasione per il Milan. Modic allarga per Di Molfetta. Attenzione a Dimo. E la quarta rete del Milan arriva proprio al 49esimo. Milan 4, Sassuolo 1 sul fischio finale. L'esultanza di Davide Di Molfetta per la sua 13ª rete stagionale. Quindi al Centro Sportivo Vismara, Milan batte Sassuolo 4-1.